Una fitta rete di telecamere, così l'operaio pusher di 27 anni di Lombardore difendeva il suo fortino dalla droga, ma non è stato sufficiente e i carabinieri sono riusciti a entrare con un blitz durato pochi minuti. Il giovane aveva avviato un giro di spaccio casalingo di marijuana, usava la sua casa come deposito e come base logistica. I carabinieri della stazione di Leni hanno seguito alcuni giovani tossicodipendenti fino a Lombardore, a casa dello spacciatore, in aperta campagna, dove dopo il riconoscimento facciale da parte del pusher, tramite la telecamera installata all'esterno della porta d'ingresso, era loro consentito l'accesso. Pochi minuti dopo ne uscivano con la droga in tasca. Ieri mattina il blitz dei carabinieri che hanno sorpreso lo spacciatore nel sonno. Non ho posto resistenza. I militari dell'arma, con la collaborazione dell'unità cinofila del nucleo carabinieri di Volpiano, hanno trovato un borsone in cantina contenente 5,5 kg di marijuana, in confezione sottovuoto, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 9 telefoni cellulari per gestire il traffico di droga con i suoi clienti e fornitori. La perquisizione inoltre ha permesso di trovare una carabina calibro 4,5 modificata con l'aumento della potenza e 6.800 euro custoditi in una cassaforte.